Noi alunni della Scuola Media di Oriolo abbiamo cercato di parafrasare e di commentare alcuni articoli della Costituzione italiana e dello Statuto della Regione Calabria. Articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Che cosa significa? Tutti i cittadini hanno diritti inviolabili, sia come singoli individui che come membri di associazioni nate liberamente. Questi diritti fanno parte della persona umana e lo Stato deve solo riconoscerli e difenderli. Si tratta del diritto della vita, alla libertà, alla sicurezza della persona, all'uguaglianza. Ogni cittadino, oltre ai diritti, ha precisi doveri nei confronti della società in cui vive. 1. Partecipare alla vita politica, economica e sociale, con il voto e il lavoro. 2. Pagare le tasse, indispensabili per mantenere i servizi essenziali per il bene comune. Scuola, sicurezza, protezione civile, sanità, sostentamento per chi non può lavorare. Solo con l'impegno di ciascuno è possibile assicurare a tutti i diritti e la dignità personale. L'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Che cosa significa? L'articolo 3, nella sua prima parte, afferma che tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, hanno pari dignità e sono uguali di fronte alla legge. Nella seconda parte, la Costituzione si preoccupa di garantire quelle condizioni reali che possono rendere effettiva questa uguaglianza. Se non ci sono per tutti pari opportunità di istruzione, di lavoro, di salute, eccetera, non ci può essere uguaglianza. Lo Stato perciò si impegna ad eliminare gli ostacoli che compromettono l'uguaglianza, anche attraverso leggi specifiche. L'articolo 5 della Costituzione afferma: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua dei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Che cosa significa? La Repubblica è una, ma al tempo stesso riconosce autonomie locali in base alle esigenze che possono nascere nelle diverse regioni dell'Italia. La Costituzione promuove le autonomie locali dei comuni, delle province, delle regioni per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e del territorio. L'articolo 2 dello Statuto della Regione Calabria stabilisce che occorre garantire per tutti i diritti stabiliti nella Costituzione, dare maggiore attenzione e risposte più adeguate alle esigenze del territorio e dei cittadini con l'aiuto delle province e dei comuni, nel pieno rispetto anche dei diritti sociali degli immigrati e delle minoranze linguistiche. Programmare uno sviluppo sostenibile in concertazione con le leggi dello Stato e l'Unione Europea. Valorizzare le risorse economiche di ciascun'area del territorio regionale, superando gli squilibri territoriali della regione stessa. Proteggere l'ambiente e le sue risorse. Salvaguardare il patrimonio non solo naturale, ma anche artistico e culturale, nonché le tradizioni popolari per mantenere l'identità della Calabria, sia in Italia che all'estero. Collaborare con altre regioni italiane, soprattutto con quelle più vicine e con altri stati. Disciplinare il sistema locale delle comunicazioni, garantendo il pluralismo e la concorrenza. Tutelare il patrimonio faunistico e floristico regionale, solo per citare le principali attività nella nostra regione. I temi affrontati sono stati: diritti inviolabili, uguaglianza, lavoro, pari opportunità, la motivazione è stata valorizzazione di tutte le risorse umane, naturali e artistiche dell'alto rione Cosentino, per uno sviluppo economico, sociale e culturale,
capace di fermare l'immigrazione e migliorare la qualità della vita. La finalità è stata far capire agli alunni che le istituzioni locali, in conformità con le leggi nazionali ed europee, possano aiutare lo sviluppo generale di realtà territoriali periferiche come la nostra dell'attuale infrastruttura.